la Spagna diventa oggi campione europeo dell'alta velocità. Il re Juan Carlos, il premier Zapatero hanno inaugurato la linea Madrid-Valencia, che trasforma la Spagna nel primo paese dell'Unione per chilometri di TAV in funzione, circa 2000, e il secondo al mondo solo dopo la Cina. Il nuovo treno, costato 6,6 miliardi, inghiottirà 400 km in poco più di 90 minuti, offrendo un servizio con grande comfort, puntualità, per 130 euro andata e ritorno. Per il governo spagnolo questo traguardo è un chiaro successo. L'AVE servirà a ridurre l'inquinamento, a unire il paese e a migliorare la marca Spagna nel mondo. Ma non sono tutti d'accordo con questo punto di vista. Alcuni economisti credono infatti eccessivo un investimento di 45 miliardi di euro solo in un treno ad alta velocità passeggeri, un servizio che, spiegano, useranno in pochi ma tutti dovranno pagare, e credono che i suoi alti costi di gestione creeranno altri debiti. In quanto al recupero dell'investimento nelle infrastrutture, nessuna linea riuscirà a recuperare i soldi. Per i costi di gestione, forse le linee più dense, come il Madrid-Barcellona, riescono a coprire le spese, ma la maggior parte dei chilometri spagnoli non le coprono, e più ne entreranno in servizio, più alto sarà il deficit di gestione. La Spagna potrebbe aver fatto, insomma, il passo più lungo della gamba. Nel paese non ci sarebbero abbastanza passeggeri. Con gli stessi chilometri la TAV giapponese trasporta 300 milioni di passeggeri, il TGV francese 113, l'AVE solo 16. Lo Stato starebbe coprendo i buchi in bilancio, ma la Commissione europea ha ordinato a gennaio alla Spagna di sospendere le sovvenzioni illegali di circa 400 milioni alla TAV. Le ferrovie smentiscono, ma non offrono i bilanci di gestione dell'alta velocità. Per quel che rispetta queste linee di alta velocità, adesso siamo in una situazione dove praticamente si coprono le spese di gestione con le vendite dei biglietti. I critici credono che si tratti di una nuova bolla speculativa e chiedono che si fermi al più presto la realizzazione delle nuove linee, ancora meno redditizie. Per la prima volta decine di persone hanno chiesto a Madrid e Valencia di usare i fondi TAV per le pensioni e i treni regionali, ma per il momento le inaugurazioni continueranno.